Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video mega haul. Ho fatto una settimana di shopping. Sono andata a comprare un sacco di cose perché avevo bisogno di rinnovare il guardaroba, volevo togliermi qualche sfizio e quindi ho girato un sacco di negozi diversi. Quindi vedrete acquisti che ho fatto da H&M, da Tezenis, da Tiger. Poi sono andata addirittura al mercato. Erano anni che non mettevo piede al mercato. Ho fatto un giro tra i banchi e guarda di qua, guarda di là, mi sono comprata delle cose. Poi ho comprato anche dei prodotti di make-up da Kiko e da Essence, quindi c'è un po' di tutto in questo video. Ma cominciamo subito perché altrimenti poi mi perdo in chiacchiere come al solito. Cominciamo dagli acquisti che ho fatto al mercato. Ho trovato veramente delle cose in super offerta e quindi ho preso parecchia roba. Dunque, questo top che mi piaceva tantissimo perché ha questa fantasia floreale così, quindi mi faceva proprio estate, arriva in vita all'altezza della cintura, è abbastanza aderente, ha questo taglio sotto il seno che poi lo rende un po' squadrato perché anche la scollatura poi è quadrata. E ha sulle spalle queste spalline così un po' morbide, quindi è veramente molto carino. A me è piaciuto subito quando l'ho visto e quindi ho dovuto prenderlo. Poi per il prezzo che aveva, assolutamente non poteva restare sui banchi. Poi ho preso questo vestito che è un verdone scuro come sfondo e poi ha questa fantasia floreale, questi fiori sul rosa, sul viola, sul bianco. Ha la scollatura classica a V, fatta così. Le spalline, poi ha una fascia direttamente sotto il seno che gli danno una bella definizione e poi cade giù molto morbido. Vedete, è molto trasparente come tessuto, però ha la sua sottogonna, quindi è una cosa portabile. E mi piaceva soprattutto perché in fondo, se notate, ha un taglio molto irregolare. Vedete, ci sono delle punte, quindi cade in un modo molto irregolare. E mi piaceva tantissimo un vestito così estivo, molto fresco, anche abbastanza elegante se vogliamo, perché comunque è un vestito che secondo me questo si può mettere anche per quelle occasioni leggermente più eleganti. E mi piaceva proprio tanto. Poi ho preso una gonna che è proprio il mio stile, perché io d'estate queste gonne così un po' lunghe, un po' larghe, le porto tantissimo perché sono fresche, sono comode, sono pratiche, quindi magari anche per andare a fare la spesa in estate vanno benissimo. Questa mi piaceva perché aveva questa fantasia, un po' così, con queste righe un po' irregolari. È lunga come il mio genere, quindi è una gonna che arriva alla caviglia e ha questo taglio anch'esso un po' irregolare, esattamente come le righe che ne formano poi la fantasia. Quindi questa mi piaceva proprio tanto e ha questo elastico in vita abbastanza alto, quindi è una di quelle gonne che assomiglia tanto alle altre gonne che ho nell'armadio che porto tanto in estate. Però questa è diversa per la fantasia che ha. Intanto il colore, perché io questo colore comunque non lo avevo e mi piace comunque come colore. E soprattutto ha questa fantasia un po' diversa dal solito, perché di solito io ce l'ho tinta unita, quindi non fatte proprio in questo modo. Però insomma, mi è piaciuta e l'ho presa. Non vi ho detto i prezzi, scusate di prima. Questo vestito l'ho pagato solo 5 euro e questa gonna l'ho pagata 6 euro. Quindi insomma, prezzi assolutamente accessibili. Poi ho preso per soli 2 euro un top che va bene per la sera, perché è tutto luccicoso, vedete che ha tutti questi brillantini, ha la classica scollatura arrotondata, quindi è molto semplice perché poi è un top aderente di maglina, forse non lo vedete dalla telecamera, ma il tessuto comunque è maglina, nella schiena è tinta unita nero. Però io questo l'ho preso perché comunque in estate, quando fa tanto caldo, magari per uscire una sera, andare semplicemente a mangiarsi una pizza o a prendersi un gelato, quindi senza voler avere questi abiti eccessivamente eleganti, io penso che un top del genere possa essere indicato, perché comunque va bene di sera perché l'effetto un po' luccicoso, un po' luminoso lo fa, ma rimane un top molto semplice, quindi senza tante pretese. Poi ho preso per 5 euro una maglia, questa invece ha le maniche lunghe, quindi va bene magari nelle stagioni tipo la primavera o l'autunno, però mi piaceva tantissimo perché tanto a me piace il rosso, quindi il fatto che fosse rossa mi piaceva.
poi mi piaceva anche il fatto che nella scollatura V ha questa parte, non so se riuscite a vederla, sono praticamente delle perline sul rosso, quindi dà questo tocco un po' più luminoso. E poi una semplice maglia a costine, molto aderente, non so se riuscite a vederla bene, eccola qua, molto aderente, rossa, che insomma cade in modo normale con uno scollo a V e con delle maniche lunghe, quindi poi la maglia di per sé magari non ha niente di diverso, però mi piaceva il colore, mi piacevano quelle perline che davano un po' di luce, e insomma quindi ho preso anche quella. Poi ho preso una maglia che ha sul davanti quello che è in assoluto il mio animale preferito. Ho preso questa maglia con l'elefante. Questa è proprio la mia preferita. Questa l'ho pagata 10 euro, quindi l'ho pagata un po' di più rispetto alle altre cose, ma mi piaceva veramente tantissimo perché io adoro gli elefanti. Quindi questa maglia ha questo elefante tutto luccicoso e io assolutamente non potevo non prenderla. Quindi mi è veramente piaciuta tantissimo e mi è piaciuta subito. Questa è una classica maglia, la classica t-shirt così nera, però con questo elefante davanti la renderà la mia maglia preferita. Poi invece sono andata da H&M e lì anche ho preso due vestitini che vi faccio vedere. Questo è un vestito che ho preso per andare al mare. Ci si può anche uscire, secondo me, però io l'ho pensato per il mare. Questo vestito è fatto in un modo un po' particolare perché è fatto a portafoglio. La scollatura è a V, sia davanti che nella schiena, quindi è proprio una classica scollatura a V. Ha la sua cinturina e poi sul davanti ha un'apertura a portafoglio, quindi ha praticamente due lembi di stoffa uno sull'altro. Spero che riusciate a vederlo perché mi rendo conto che non è facile farvi vedere le cose così. Però, come vedete, si apre, spero che lo vediate, si apre a portafoglio. Vedete, ha questa parte qui che si va ad aprire. E questo è un classico vestitino, proprio normalissimo, di quelli comodi per andare al mare o comunque eventualmente anche per uscire. Però, quando l'ho visto, io ho subito pensato al mare perché mi sembrava proprio un vestito pratico, comodo da mettere, comodo da portare, veloce da togliere, da mettere, perché comunque quando si va al mare si arriva in spiaggia e poi ci si deve spogliare per stare in costume. Ovviamente mettersi un vestito che poi è complicato, ha 1000 bottoni, 1000 cerniere lampo ed è comunque una cosa difficile da andare a chiudere, ad abbottonare, secondo me non ha senso. Poi ho preso un vestito più elegante, invece questa volta è un vestito lungo. Ho preso tutte cose lunghe che non riesco a farvi vedere poi nella telecamera. Questo è un vestito chiaro, beige, perché è un color beige, con una fantasia floreale, con una scollatura molto semplice a V, però non troppo profonda, alle spalline. Cade in modo assolutamente regolare sul fondo, quindi è un classico vestito lungo, molto regolare, eccolo qua. Mi piaceva perché comunque è molto estivo, ha la cerniera laterale e poi dietro nella schiena ha queste code, quindi queste si possono poi annodare, si può fare un fiocco, si possono lasciare più morbide, quindi insomma danno questo effetto così un po' elegante. E anche questo è un abito che mi piaceva molto. Poi sono andata da Tezenis e lì ho preso due magliettine semplicissime. Questa maglietta che è molto più larga rispetto a quella che è la mia taglia, però io l'ho presa lo stesso perché, siccome so cucire, ho pensato di stringerla. È una cosa che io faccio quasi sempre perché, avendo un girovita molto stretto, mi capita veramente molto spesso di dover stringere le cose che compro, quindi io sono abituata, diciamo, a questa cosa. E questa l'ho presa anche se era un po' più larga perché comunque mi piaceva molto sia la parte davanti con questa scollatura fatta un po' così, sia il motivo sul nero, sul bianco con questi motivi un po' irregolari. Poi qui non so se riuscite a vederlo, ma la luna, le stelle come motivo, vedete che c'è in fondo la luna e le stelle, quindi è molto molto carina. Poi ho preso questo top con i limoni.
Mi piaceva tantissimo questa fantasia qui con i limoni. Mi volevo togliere proprio questo sfizio, mi sembrava una cosa estiva. Poi passiamo agli acquisti che ho fatto da Tiger. Poi come ultima cosa vi faccio vedere i prodotti di make-up. Ho preso poche cose, ma tutte utili, tranne uno che è un piccolo regalino per mia mamma. Comunque adesso vi faccio vedere tutto. Ho preso delle classiche pinze per capelli, queste qui nere, che io utilizzo quando me li stiro. Quindi io magari tiro su una ciocca di capelli, la fermo con la pinza e vado a stirare la parte sotto. Quindi queste le utilizzo e mi servivano, costavano poco, quindi le ho prese. Poi ho preso una cosa che renderà felicissimo il mio compagno perché finalmente, dopo tanto tempo che lui me lo dice, mi sono decisa a comprare le coppette per il gelato. Noi queste le usiamo per il gelato, poi magari ci sono persone che le utilizzano per altre cose, però noi di questo formato qui le usiamo per il gelato. Ho preso queste che sono blu, bianche e azzurre, c'erano anche rosa, gialle e arancioni, mi sembra, però a me piacevano di più queste qua sul blu, tra l'altro erano le ultime due, ne ho prese due, ve ne faccio vedere una sola, ma ne ho un'altra uguale identica e quindi questa qui sono sicura che lo renderà felice perché finalmente abbiamo le coppette per il gelato. Adesso ne avevamo delle altre che però in realtà non erano bellissime, erano un po' così da battaglia e lui mi diceva dovresti comprarle più carine, più nuove, eccetera, e mi sono finalmente decisa. Poi ho preso un appendiabiti adesivo con specchio, eccolo qua. Questo io lo devo mettere dentro la doccia, quindi lo attaccherò alle mattonelle sul muro dentro il box doccia e appenderò la spugnetta. Quindi io la spugnetta adesso la tengo sempre attaccata praticamente al rubinetto della doccia, però non mi piace appesa lì, quindi ho deciso di cambiare e di utilizzare uno di questi. Ho preso anche quello con lo specchietto, penso che sia utile sicuramente avere un piccolo specchietto all'interno della doccia. E poi quello che vi dicevo prima, il piccolo regalino per mia mamma è questa scatola di caramelle. È una scatola a forma di borsetta. Dentro ha delle semplici caramelle alla menta, è una scatolina di latta che ha questa forma di borsetta con il cuore sopra. Io le ho preso questo regalino perché le piacciono le scatole di latta, perché lei colleziona scatole di latta, quindi ho pensato che questa piccola scatolina di latta, che può essere anche pratica, può essere anche comoda, soprattutto per il viaggio, può essere un regalo a lei gradito, e quindi le ho preso questa. A proposito delle scatole di mia mamma, poi cercherò di mettermi d'accordo con lei e di fare un video per farvi vedere tutte le sue scatole di latta perché ne ha veramente di particolari, di originali, ha delle cose un po' strane anche, quindi cercherò di fare un video e farvele vedere. Poi da Tiger ho preso una cosa che io ho sempre visto nei film, ma che non avevo mai assaggiato, non avevo mai provato, che sono i biscotti della fortuna. Sapete che da Tiger, quando si arriva verso le casse, ci sono sempre tutte quelle tentazioni, quei dolci, tutte quelle cose un po' particolari. Io ho visto i biscotti della fortuna, ho pensato a tutti i film che ho visto, tutti i telefilm, tutte le serie TV in cui c'erano i biscotti della fortuna e ho pensato, ma sì, dai, togliamoci questa curiosità e vediamo come sono fatti questi biscotti della fortuna. Comunque, ho preso anche questi. Allora, ho preso dei prodotti di make-up, due cose da Essence e due cose da Kiko. E ho preso, indovinate un po', due palette. Perché, ebbene sì, mi servivano le palette? Assolutamente no, però siccome mi piacciono, ho deciso di comprarle. Da Essence c'erano tutte e quattro queste palette, quindi la versione Parigi, la versione com'era Buenos Aires, poi cosa c'era? Questa qui che è quella che ho preso io di Sydney e ce n'è un'altra, ragazzi, adesso non mi viene in mente. Vabbè, comunque sono quattro di questo genere. Avevo fatto anche un video, ve lo lascio nelle schede in cui vi presentavo tutta la collezione. Io ho scelto questa qui di Sydney che ha veramente un bellissimo packaging, spero che lo vediate, perché mi piacevano di più i colori. Quindi i colori sono questi. Questi qua mi piacevano di più perché c'è il verde,
C'è questo colore che sembra un po' un dorato, un marrone dorato, c'è questo azzurro, c'è questo colore un po' più sul rosso che comunque io utilizzo, poi ci sono questi toni sul rosa, c'è questo marrone, c'è questo bianco. Quindi rispetto agli altri colori delle altre palette sempre di questa linea, questa mi piaceva di più e siccome ho deciso che non volevo spendere troppo e ho deciso di prenderne una sola, ho scelto questa. Poi ho preso uno smalto Pilof colore verde petrolio, eccolo qua, questo mi piaceva tantissimo. Lo smalto Pilof, quando si tratta di smalti con i glitter, sono quelli che io prediligo. E siccome ne avevo anche tanti che non sono Pilof, ho trovato il modo di crearmi lo smalto Pilof fai da te, quindi poi vi farò il video e vi farò vedere come lo realizzo. Però questa volta l'ho preso già pronto. E come ultima cosa vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da Kiko. Sono solo due, ho preso un pennello e una palette. Il pennello che ho preso è questo, che è praticamente quello che serve per andare a definire l'ombretto, quindi andarlo proprio a mettere nella palpebra mobile e va a definirlo in modo ordinato. Quindi questo non è da sfumatura, ma è semplicemente per applicare l'ombretto. E poi mi sono presa una palette veramente bellissima. Il packaging è classico, perché comunque le palette di Kiko sono tutte abbastanza classiche come packaging, quindi nera, semplice, che comunque secondo me non sono neanche male, anche se sono un po' più semplici, ma mi piacevano moltissimo i colori. Sono tutti glitterati, però non glitterati nel senso che sono dei glitter, sono degli ombretti classici normali, ma che danno questo effetto un po' glitterato, che sicuramente avrà un nome tecnico e professionale che io non conosco perché non è il mio lavoro, non è la mia professione, quindi in questo momento non mi ricordo come si chiamano. Comunque, questi sono i colori. Sono bellissimi, sono tutti i colori che io utilizzo, c'è questo azzurro intenso che utilizzo tantissimo, poi qui ci sono dei neri, qua dei grigi, dei neri, c'è un viola, rosa, colore un po' più chiaro sul giallo, ci sono queste tonalità più nude, quindi questa mi piaceva veramente tantissimo. L'unica cosa che mi dispiace di questa palette, vedete che bella che è. Mi dispiace che non abbia il verde, perché se avesse avuto anche una cialda di colore verde sarebbe stata sicuramente la mia palette top, perché questa ha dei colori che mi piacciono tantissimo. Bene, io credo di aver finito, credo di avervi fatto vedere tutto quello che ho acquistato in questa mia settimana di shopping. Fatemi sapere nei commenti cosa vi è piaciuto di più di tutte le cose che vi ho fatto vedere. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.